Signori, buongiorno a tutti. Con la visuale del castello di Nerola e di tutta questa zona completamente verde, cominciamo la nostra visita. Ci troviamo a Ponticelli Sabino, in un paese poco distante rispetto a quella che è poi la Salaria. E quello che andiamo a vedere adesso, da queste immagini, come potete notare, è un terreno agricolo completamente curato, di circa un ettaro, con su insistente un fabbricato di circa 30-35 metri quadrati da verificare al comune, ma comunque credo che ci sia anche la possibilità di ampliamento. Eccolo qua, questo è il terreno che noi abbiamo visto. La strada d'ingresso praticamente è questa parte di qua, che viene, diciamo, dal paese e dista forse un paio di chilometri massimo. Un terreno, come vedete, tutto perfettamente curato, dove ci sono circa 140 piante di ulivo. Quindi ottimo per la coltivazione dell'olio extravergine, molto buono soprattutto anche in queste zone. E diverse piante da frutto, quali ciliegi, susine, pesche, fichi, eccetera. Noi proseguiamo questa strada per andare a vedere poi e capire meglio soprattutto tutto l'immobile, recintato in parte, come vedete anche da questa parte, insomma, con pali di legno e ferro spinato, che gira poi tutto intorno all'immobile. Un immobile comunque sfruttabile al 100%, un dislivello forse dalla parte superiore di circa un 25%, ma poi su questa parte qui, come vedete, tutto perfettamente in piano e sfruttabile. Un immobile secondo me in una zona molto bella e ottimo sia come punto di chi ha la voglia comunque di avere uno sfogo esterno come un terreno, e di chi ha la voglia, oltre allo sfogo esterno, anche di avere un punto di appoggio comodo e molto più economico rispetto ai casali da ristrutturare, e poi successivamente, quindi comodo come punto di appoggio per il fine settimana. Questo è l'immobile che vedete da queste immagini. Da quella parte si può vedere un panorama molto bello, che è il castello di Nerola e quelli che sono poi i monti sottostanti. E attraverso questa stradina andiamo a vedere prima il pollaio che il proprietario giustamente ha fatto, come da prassi è importante, dove ci sono galline, e poi tutta l'altra parte del terreno che si sviluppa sulla parte sovrastante. Vedete gli olivi, comunque parte secolare e parte comunque nuovi, insomma un po' più giovani, molto curati, soprattutto anche il terreno molto curato, che arriva orientativamente fin sopra a questa collinetta. Un pezzettino di orto che non guasta mai, e questo ricovero attrezzi che adesso andiamo a vedere tramite queste immagini, con il tetto tutto completamente isolato, con la schiuma espansa interna completamente rifatto, una struttura fatta in blocchetti ed intonacata anche esternamente, come potete vedere. E attraverso questa porta d'ingresso si accede all'interno. L'immobile è anche internamente, comunque, come ripeto, tutto perfettamente intonacato. Eccolo qui, con un bel camino. Chiaro che questo potrebbe essere un punto d'appoggio e, come ripeto, da verificare la possibilità in comune un discorso di ampliamento per avere, diciamo, un piccolissimo punto d'appoggio, ecco, fuori a caso cittadino e da Roma. Calcolate che questa è una zona priva di servizi, ma comunque dovrebbero essere portati, quindi ci diceva il proprietario che orientativamente per portare energia elettrica c'è una spesa intorno ai 1000-1500 euro, da fare un pozzo e eventualmente da fare anche una fossa biologica. Signori, io da queste immagini, da questa bellissima zona verde e molto comoda vicino alla Salaria, vi do un appuntamento alle visite. Grazie, arrivederci.